Reno, un lupo recuperato in provincia di Parma, avvelenato nel 2010. Il recupero di lupi feriti o avvelenati è un evento raro che oggi diventa realtà sempre più frequente e richiede la collaborazione tra figure professionali diverse, come zoologi e veterinari specializzati, in modo da garantire un rapido recupero dell'animale e un suo veloce ritorno alla vita selvatica. Il giorno 20 marzo del 2010 il nostro veterinario, il dottor Mario Andreani, che è veterinario del CRAS Casarossa, che si trova nel Parco regionale dei Boschi di Carregas alla Baganza, Parma, ha avvisato il servizio di vigilanza Guardia Parco del ritrovamento del lupo Reno. Credo che si sia trattata di una delle esperienze più emozionanti che siano state vissute finora sul nostro territorio per il recupero di un soggetto di lupo, che ha messo in campo forze, quali il Corpo Forestale dello Stato, il Servizio Vigilanza del Parco, il Servizio Veterinario e tutta una serie di volontari che sono stati uniti da questo intento, questa voglia, questo desiderio di intervenire il più velocemente possibile per salvare questo soggetto, questo animale, un animale di 10 mesi, giovane, praticamente morente a causa appunto di un boccone avvelenato. La prima segnalazione per il recupero del lupo Reno mi è arrivata in forma completamente indiretta da un conoscente che ne ha sentito parlare al bar mentre prendeva il caffè. Abbiamo subito verificato la veridicità dell'episodio, effettivamente c'era un lupo moribondo nel cortile di una casa nell'abitato di Reno. Siamo subito intervenuti in maniera coordinata con il Centro Recupero Fauna Selvatica dei Boschi di Carrega e con il Corpo Forestale dello Stato e abbiamo provveduto alla terapia di sostegno iniziale e quindi poi alla terapia specifica e già nell'arco di 12 ore abbiamo risolto la prognosi per il recupero dell'animale. In questi anni nei quali il parco è stato, il centro recupero è stato riconosciuto anche come centro referenza lupo dall'amministrazione provinciale, noi ci siamo mossi per il soccorso di 24 soggetti, dal 2008 ad oggi 24 soggetti. Di questi 24 soggetti, 14 purtroppo già cadaveri, 10 animali vivi che sono stati restituiti alla natura e di questi almeno 6 muniti di radiocollare. Più del 50% i lupi sono stati o uccisi oppure trovati appunto in difficoltà a causa di bocconi avvelenati. Del rimanente 50%, il 25% è stato sparato, quindi altro atto di bracconaggio, e il rimanente 25% è stato ferito da incidenti stradali. Ad oggi non sono noti molti casi di lupi recuperati e il cui rilascio in natura è stato monitorato. Questo monitoraggio è reso possibile dall'uso di collari a tecnologia satellitare che permettono di acquisire tutta una serie di informazioni altrimenti non rilevabili. In particolare questo è il collare di Reno. Reno è stato monitorato per oltre 500 giorni. In una prima fase si è riassociato al suo branco di origine occupando questo territorio in provincia di Parma. Successivamente, all'inverno successivo in particolare, ha trovato una compagna, una lupa, con cui ha creato un nuovo branco che ha occupato un territorio limitrofo a quello originario a cavallo tra le province di Parma e Reggio Emilia. Il collare oggi è nelle nostre mani perché è dotato di un meccanismo di drop-off che ne consente il distacco programmato e quindi il riutilizzo poi su un altro animale. Thank you.